Assessore, parliamo di scuola, ovviamente, del problema del Covid, scuole ingessate, ragazzi nel panico, famiglie che non sanno anche come gestire l'emergenza. Ecco, qual è la posizione della Regione Puglia? Beh, la posizione della Puglia è chiara da sempre. Noi continuiamo a vaccinare perché pensiamo che l'unico antidoto a questa guerra è il vaccino. E la pandemia ha dichiarato guerra e noi con i vaccini stiamo combattendo. Ovviamente i disagi ci sono, ma non ci sono solo nella scuola, ci sono un po' dappertutto. E però la scuola è un luogo importante, forse il più importante. Stiamo dando supporto tantissimo. L'altro ieri abbiamo incontrato l'Unione degli Studenti, li abbiamo tranquillizzati perché abbiamo parlato di mascherine, di FFP2, abbiamo parlato di tamponi, abbiamo parlato di trasporti. Io sto monitorando, diciamo, continuamente la situazione della scuola. Oggi abbiamo un incontro con l'Ufficio Scolastico Regionale e con il capo del Dipartimento della Salute. Venerdì ho convocato i sindacati. Quindi insomma stiamo davvero supportando la scuola, tenendo conto ovviamente che i dirigenti e i docenti stanno effettuando un lavoro assolutamente massacrante, un lavoro importante, quindi li considero gli operatori della scuola insieme agli operatori sanitari gli eroi di questa guerra. Chiaramente le incombenze sono tante, stiamo cercando anche di snellire le procedure per quello che è possibile, rispettando sempre le norme e le regole che il governo nazionale poi impone.